Buonasera a tutti, benvenuti in questa nuova intervista. Oggi ho avuto un po' di problemi per via della rete, avevo una rete a 2,5 megabyte per secondo, ho dovuto spostarmi, grazie al mio amico Andrea, mi ha ospitato a casa sua per poter fare l'intervista. Infatti mi sono spostato da Bari, sono tornato a Taranto per le vacanze estive e spero che nei prossimi giorni riesco a risolvere questo problema qui che da una parte mi aspettavo, dall'altro speravo che non venisse fuori, però per questo il motivo per cui questa settimana abbiamo avuto un solo ospite. Ora non so se riuscirò, vediamo di farne un altro in estremis all'ultimo minuto di venerdì. Però parliamo di oggi. Oggi abbiamo un bello ospite, Pierluigi Forcati, come credo abbiate visto dalla locandina. Ci troviamo a Lodi quest'oggi, lo chiameremo nel suo paese Zelo Buonpersico, in provincia di Lodi. Lui è nato il 15 maggio del 48, attualmente è pensionato. Nel 2015 apre l'affitto di casa Forcati. Lui possedeva i bracchi fin dall'età dei 16 anni. Lodi, Lombardia, la provincia in cui viveva anche Paolo Ciceri, che lui ha conosciuto, ma soprattutto lavorava in stretta collaborazione con Renato Candiotto dell'Affisso di Val Grisanci. Nulla, io attendo un altro po' di minuti per farvi entrare tutti e poi iniziamo. Perché lui è già arrivato, è qui. Buonasera Antonio, buonasera Sergio e buonasera Giuseppe. Benvenuti. La settimana prossima, invece, do quest'altro avviso, abbiamo già trovato il primo ospite, ospite importantissimo, che ho faticato molto per raggiungerlo, dovremmo riuscire a farcela. Quindi, settimana prossima un ospite è sicuro, l'altro stiamo ancora lavorando. Buonasera Gigi, buonasera Donato e buonasera Massimo. Ancora un altro minuto, eccoci, iniziamo. Facciamo entrare Pierluigi Forcati. Buonasera Pierluigi, siamo in diretta. Buonasera a tutti, Buonasera. buonasera. Senti, io ho il piacere di averti con me oggi. Faremo sicuramente una bella discussione, so che hai tanto da raccontarci. Parto con la prima domanda diretta: quando e com'è nata la tua passione? La mia passione è nata da ragazzino. Che io i bracchi mi sono sempre piaciuti e avevo qua proprio in paese perché eravamo una famiglia di agricoltori e c'era un signore che aveva un ottimo bracco che avevo comperato da Giovanni Ceresa. Era uno spettacolo vederlo, a me piaceva. E dopo l'età di 18 anni ho preso la prima cagna, che era una figlia di Rina di Val Grisano. E sono sempre andato avanti con mamma e figlia, fino adesso. È durata poi fino ai giorni d'oggi. Tu sei più un tipo da eri cacciatore, hai preso la licenza di caccia in che età? A 16 anni. Ha 16 anni, firmato mio quindi prendi la padre. licenza di caccia, prendi il primo cane. Sì, non ne avevo già un altro, un mezzo cane, poi ho preso subito il braco italiano, è stata la mia azzara, E una da lì gamba. non ti sei fermato più. No, 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 no. Ho sempre avuto bracchi, però ho avuto anche la fortuna che un grande qua allevatore di Puente, all'età di 25 anni, ha smesso perché è diventato professore all'ospedale di Lodi e mi ha portato qua una cucciolina perché lui diceva che io li tenevo bene, li portavo a caccia, tienimela, fammi un favore, e l'ho tenuta per 10 anni poi. E vedevo la mia Lila, che era figlia di Baltico, e poi vedevo gli altri cani. Dicevo Pierluigi, nella sua introduzione ho detto che lei ha collaborato, è stato amico e
forse sono stati anche i suoi maestri che l'hanno lanciato nella bracofilia. Parlavo di Renato Candiotto e di Paolino Ciceri, che erano lì vicino a te. Ci vuoi raccontare l'esperienza che hai avuto con questi due grandi personaggi della cinofilia e della bracofilia? Guarda, io Renato Candiotto era una persona di un'educazione, di un'eccellenza, non so dire le parole, però che portava avanti, che conosceva i cani, che faceva gli accoppiamenti, era sua moglie, questo bisogna dirlo. Era Anella Subinaghi, che io l'ho assistita fino a che è morta 2 anni fa, 92 anni. Lei il colpo d'occhio, i cani li sceglieva lei, i maschi, perché lei mi diceva: tieni le femmine, poi coi maschi intingi, e i maschi li scendeva lei. Dicevo: facciamo con quello là, facciamo con questo qua, e sono sempre andato avanti così. Paolino, quando andavo la sera, con uno mio agricoltore qua del paese che aveva studiato con Andrea Ciceri, che era il figlio, quello che conduceva l'azienda, andavamo là, ho fatto tante esperienze, parlava, ma era un, non so, gente che non c'è più, gente di un livello enorme, che adesso potrebbe farlo benissimo come tecnico Colombo Monfroni, Giuseppe, Giuseppe Certo, per me. lo intervisteremo. Quando giudica, guarda, per me è rimasto l'ultimo tecnico che conosco io, che prevedo così, che ho avuto. Per me è stato Giuseppe. Giuseppe Cani li conosce a profondi, poi adesso che si è messo a fare così è già arrivato ad alti livelli con i suoi cani, e io miro quello, non ammiro tutte le storie, diceva, e perché glieli dà, e perché è suoi, perché sono i cani che vanno, se no. Se non vanno, non fai Certo. niente. Senti, Pierluigi mi raccontava prima che lei è un amante della caccia, ma soprattutto delle prove. Quando No, no, partecipa alla no, prima io prova sono di... amante della caccia. Io faccio le classiche, faccio le quaglie perché non c'è la caccia. Io al 15 di agosto, quando inizia l'addestramento per la caccia, io di gare non ne voglio più saperne, né Coppa Italia, niente. Io vado a caccia. Io vado perché me preparare un cane per andare a fare una gara fatta bene, far bella figura, ci vogliono 3 settimane. Io non ci penso a buttare via 3 settimane la mia caccia. Io sono fortunato con una riserva DOC, che è una cosa meravigliosa, e vado giù lì. Ho fatto le mie compagnie, gente per bene che non hanno la passione dei cani, però loro vengono a caccia, io li porto con i miei cani. Il portantino dietro, gli faccio vedere, è l'unico rammarico che ho, che quest'anno su 8 beccacce non me ne hanno prese una. Questo c'è un chiodo fisso qua che mi dà fastidio. Senta, È così, ecco. quando partecipa al primo evento cinofilo? Oh, io sono partito presto, subito. Io sono partito con i figli della Lira. Della Lila che si chiamava Bazzarì di Valgrissan, e dopo gliel'ho dati a Rebaschio, me li ha portati su in Jugoslavia, che era la ex Jugoslavia, due cani, poi cani che andavano come i treni, così sono venuti dubini, sono venuti un sacco di gente per le monte, per qui, per là. E poi un giorno eravamo a casa a fare una grigliata di Luigino Bottani, e il povero Luigino Bottani mi ha detto: ma Luigi, lascia perdere le gare, perché qui è un gioco da ricchi, lascia perdere, tu lavori così, spendi i soldi per niente. E allora mi sono fermato fino a che non è arrivata Chiara. È arrivata Chiara con la Michelle, siamo ripartiti. Se no, io avevo un amico tantissimo, Danilo, gli davo i cani da dressarmi fuori un po' quando lavoravo tanto, non avevo il tempo, perché per me il cane non è un coso così, anche se non ho tempo io lo davo al Danilo. Ma al Danilo gli dicevo: Danilo, guarda, un paio di mesi mi dava, li portava via, li portava a casa, dopo io li usavo a casa. Però nel frattempo io le gare non... Facevo le gare quando ero nella Laus,
facevamo tutti gli anni la caccia pratica, Maleo, tutti per 30 anni. Mi fermavo quella domenica, il sabato e domenica, andavo a accompagnare, facevamo le gare con Renato, e Renato era un grande che prima di partire ci sono ancora i giudici viventi, che lui diceva che vinca il migliore, sempre, lui li predicava che vinca il migliore, e si faceva sempre, a metà settimana erano già le iscrizioni chiuse quando facevamo noi le gare, perché c'era sempre un sacco di gente che veniva, perché Renato, lui aveva tanti amici, Gistri, Fondelli, tutta Milanaccio, tutti, lui andava a cercare quelli di Serie A, Paolino, Ciceri, quando era a casa, veniva volentieri, così, e la gente veniva per prendere un giudizio quando la Laus faceva le prove pratiche. Dopo loro si sono fermati, io ho avuto da discutere, lo dico apertamente, perché andavo in perdita e mi sono ritirato dalla Laus e adesso sono avanti. Senta, le chiedo Pierluigi, quanti risultati ha ottenuto con i suoi cani e poi successivamente con l'allevamento di Casaforcati? Ma guarda, abbiamo fatto con Chiara, perché se non arrivava Chiara, no, fermo. Il primo cane che è andato via da casa mia, che è andato a fare le gare, era l'Olmo, mano a Danilo Revaschio. L'Olmo è stato un cane che tutti dicono, e mi diceva Nella, non era tanto bello, ma era un grande cane, era sempre in classifica, era sempre fra i primi, era un grande cane. Dopo sono stato fermo perché non ho avuto più la possibilità, fino a che è arrivata la Michelle, mano ancora a Revaschio, e ha tirato fuori la Michelle. Dopo c'era, io andavo a caccia, però per me la Michelle era brava, ma la mamma della Michelle era migliore, era una gran cagna. Io la usavo a caccia, ma era d'un'intelligenza fuori dal normale. Io la davo in mano alla mia nipotina, aveva 3 anni, con guinzaglio, io dietro con altri due, ma i 3 cani, andavamo a fare la passeggiata la sera. La cagna davanti sulla riga bianca, Beatrice dietro col guinzaglio in mano, e la cagna portava la bambina a passeggio. No, l'ha fatto imparare a camminare, le cose che si dice così che pochi ci credono, ma la bambina si appoggiava alla cagna e io avevo là i figli, avevo là gli altri cani, ma nessuno buttava per terra la bambina, perché lei sapeva come tenere la bambina. E Per questo è me era molto importante. Chiara, dice la Michelle, ma per me era la mamma della Michelle. La mamma della Michelle, io vederla a caccia quando si impegnava, che era un paio d'ore che non incontrava, mi picchiava dentro un trotto che era la fine del mondo. E vedevi che si incazzava perché non incontrava, vedevi una cagna con una passione sfrenata, poi un'educazione, poi con Chiara. Una persona avevamo in casa, però io ho sempre avuto pochi cani, 3-4 cani, 3-4 cani, la mamma, la figlia, una nipote, e sempre femmine. Ho levato un maschio solo, un Magnan, che era, non mi ricordo più che nome aveva, che l'ho dato al senatore Zaccaria, che la portava lui a caccia, e così, perché io avendo le 3-4 femmine, quando avevano in calore, lui si metteva fuori il portino perché i cani li ho liberi e dovevo chiudere la femmina se non me la copiava. Dopo l'ho dato a Zaccaria, è andato a finire lì, è andato a caccia fino a che morto. Pierluigi, mi pare di averlo già capito, però te lo chiedo. Qual è il cane che ti è rimasto più nella memoria della tua lunga storia da bracofilo? Guarda, è una parola molto difficile, perché glielo dicevo anche a Chiara. Se vuoi sui campi per i risultati, così che ha fatto, è stata la Michelle. Dopo che mi è morta da epatite fulminante, era l'Esmeralda. Ci sono i bracofili tutti adesso che lo sanno, aveva un movimento, ma era più furba della Michelle. La stavo piegando, una mattina mi alzo, non sta bene, il giorno dopo era sempre. E un'altra grande cagna, che così. Adesso c'ho questa, ma questa è una bambina, lei ancora. E speravo in quest'anno, l'anno scorso ho fatto bello, ho fatto l'articolo sulla Gazzetta,
mandato le bastonate ai giudici, però una grandissima cagna, e lei un'intelligenza. È Bolina di Casa Forcati, ma tutti, però io ti ripeto, quando sono uscito del campo La Classica a Cerascevi, a Pavia, e mi ha fatto più piacere, c'era là un signore che è sempre stato un bracofilo, faceva il fruttivendolo, è venuto a abbracciarmi, ha detto, un cane così non l'ho mai visto, mi sono commosso qua. Mi ha fatto un turno, una meraviglia vederla andare. Tutto. Poi il gruppo Cinofilo Pavese ha avuto dei riguardi, mi hanno telefonato, una cosa fatta bene, insomma. Quindi ricapitolando, Michelle è quella che ha fatto più risultati, però Esmeralda è quella che porta nel cuore. Nel cuore sua mamma, perché io sono cacciatore, sua mamma ha Era avuto più perché forte a calcio. una cosa vederla, ma poi ti capiva, pioveva, io avevo mare 2 o 3 ore libere, partivo sotto l'acqua, lei era un treno, una cagna, era una meraviglia, veramente. Senta, vogliamo parlare del vostro allevamento, l'allevamento che nasce recentemente con l'affisso preso nel 2015. Come avete Da. deciso di strutturarlo? Per me, dico la verità, è stata chiara, perché per me non mi interessa l'affisso. Lei voleva, io mi chiede, faccio. Lei mi ha chiesto, facciamo il cane di lavoro, abbiamo dato la cagna a Rebaschio, facciamo così, facciamo così, facciamo l'affisso, fai l'affisso. Non è che io Beh, lo però abbia. Chiara chiede sempre a lei, a quanto stiamo capendo. Quindi, cioè, se le dovessi chiedere come Sì. sceglie il riproduttore quando va a fare una monta, perché un cane piuttosto che un altro? Che Ma qualità guarda, deve avere? io voglio vederli andare. Io l'ultimo cocciolata, quel cane lì, avevo visto suo fratello è il papà della Bolina. E ero a riparare una gomma giù, proprio vicino al podo, a Caorso. Mi sono girato al mese di settembre, vedo un cane che passa via col fagiano in bocca, il trotto, manetta e va. Ma che cazzo è quel coso lì? Ma che bello, ma che fa? Dopo 10 minuti arriva il proprietario, fucile spalla, bicicletta, e andavano a cercare i fagiani in giro a Caorso, dove c'è la raffineria, lì dove hanno fatto, come si chiama lì a Caorso, Chiara, aiutami. C'era la centrale ferma e c'è tanto terreno in giro, i fagiani vengono fuori a mangiare perché sono tanti. Dopo ho conosciuto sto signore e gli dico, ma è suo il cane? Sì, ma che bravo, sì, è molto bravo. Io finisco il mio lavoro, così vado su, chiedo, vado a trovarlo. Così. Un signore, un ingegnere in pensione e il figlio ingegnere che era amico di quello che mi ha dato adesso il cane. Così che abita a Brescia, io non mi ricordo mai come si chiama. Didi Cassago, e ho chiesto, poi in fondo un pitigrì c'era ancora una cagna delle mie, che si chiamava Mia di Val Grisan, e ho usato questi due cani ultimamente. E poi ho usato l'Archimede, perché a me vederlo fare le classiche, Archimede di Cascina Croce. sì. Vedere l'Archimede, beh. Mi è piaciuto tantissimo, ho visto un anno a Brescia, non ha tenuto il consenso e così, ma il movimento, come grande Quindi tenere. se dovessimo mettere su un podio, prima la caccia, poi le prove e infine la bellezza. No, io farei la caccia, la bellezza, perché mi piacciono i cani belli che sono fatti bene. Poi la mia passione è fare il pranzo ai cani, cucino carne, riso, pasta, il dado, l'olio, e così quando faccio quell'ora lì, gli faccio da mangiare, lo faccio scuocere, perché girando, io faccio il gommista agricolo, girando le stalle che abbiamo qua noi, di 1000 mucche, così ci sono
tutti gli alimentaristi. E gli alimentaristi, come mi vedevano, scappavano, perché io chiedevo sempre qualcosa, e scappavano per modo di dire. E dicevo, ma io, fai così, Forcati. Poi Luigi, fai cos'ha? Poi c'è un grande signore, un alimentarista, uno dei più grandi, che passo sempre di qua a vedere i miei cani, il pelo e tutte quelle cose lì, che si parla, si discute, si beve un caffè e via. Vieni a Quindi trovarmi. utilizzate una dieta casalinga per i vostri cani. Sì. Naturale. Alimento No, no. cotto o crudo? Prego. Cotto o crudo, la carne? La carne d'inverno gliela faccio scottare, così fa il brodo, mangiano caldo alla sera e via via. D'estate cruda. D'estate Ok. cruda, le metto un po' di mangime, se no adesso ho preso delle verdure che devo metterle a bagno un paio d'ore prima, c'è dentro 6 o 7 verdure. Poi metto il mangime, poi metto la carne, però io preferisco tante volte d'inverno quando devo mangiare caldo, un profumo così, pensando ai bambini che hanno fame, alle volte non sono tanto contento, dico, se fossero i bambini che hanno fame, porco mondo, io lo do ai cani. Quello lì è il mio discorso. Eh sì. Poi le volevo chiedere come gestite le cucciolate lì da voi, nel senso nasce la cucciolata, Le cucciolate quando nascono è una festa, perché li facciamo nascere a casa di Chiara. Chiara ha fatto la casa nuova, sotto c'è un locale che lo chiama sala parto, e così. Poi c'ho le bambine che hanno i cucciolini ancora bagnati, l'hanno già in mano, stanno già coccolando i cucciolini. Poi fino a che mangiano così, alla sera si siedono dentro, perché ho preso quel recinto lì moderno che c'è addosso, che ha il tubo antischiacciamento, così uno di là, uno di qua della cagna, stanno là delle ore con i cani, così a Beh, passare sicuramente avere la fortuna di avere dei bambini che giocano con i cani, il imparano i cani, ma imparano anche i bambini, un'importante tempo. Certo. esperienza di socializzazione, Io mi ho sempre detto anche è a una bella Nello, particolarità. ma noi stiamo facendo, e Paolino Carniti che c'era qua a Lodi, l'allevamento dei Carniti, era un Già lo grande, conosco. era sempre lui, era un braccio destro di Paolo Ciceri, perché sui cani li vendeva Paolo, lui faceva, era agricoltore e prendeva i cani e li portava Paolo. Dava il maschio, gli scriveva sotto il suo nome, le volte li voleva scrivere perché la mamma era figlia di un suo cane. Allora Paolino diceva: no, dammi i ronchi, Paolo. Così io, e poi aveva una mamma, Paolino Carniti, che era la fine del mondo. Aveva un fuoco che era una cosa spettacolare. Mettevano su, perché loro abitavano giù alla bassa di Lodi, vicino all'Adda, nei boschi, dei legni grossissimi sul camino, e la mamma stava in casa con tutti i cucciolotti in giro al fuoco. Avevano 7, 8, 10 cani d'inverno, erano tutti in casa, nella casa giù dove mangiavano, ma erano una famiglia enorme, bellissima, e avevano una passione per i bracchi. E anche lì, vedi, volevo dirti una cosa importante, che i cani di Paolino Carniti erano leggermente più leggere degli altri, però lui i cani erano sempre in giro come le lepri, non erano mai fermi. Lui andava in campagna col trattore, tutti i cani dietro. Andava a tagliare l'erba, allora c'era la BCS, tutti i cani dietro. Niente, giro per il cortile, poi loro si alimentavano, placente delle mucche, maialini dell'allevamento che c'era lì vicino, ma avevano un mantello così, e non aveva un cane con la piodermite nei piedi, già che i tempi, gli anni 80, così, 90, erano già, e invece lui li avevi, ma vedevi che cani aveva, era la fine del mondo. Io ho usato i suoi cani, andavo d'estate, alla sera prendevo la bambina, la prima mia figlia, andavo giù a trovarlo, era là seduto fuori con i suoi cani,
10 cani, non tanti, né? Perché per me è un errore. Cani brachi devono vivere, devono stare con le persone, non allevamenti, non sono 7. No, no, no. Prima parlavamo della addestrabilità. Io dicevo la mia, non ho grossi problemi nell'addestrare un bracco italiano, sia nella vita quotidiana, perché anch'io vivo nella vita quotidiana. Sul lavoro magari forse un po' di più, ma questo forse dipende più dalla mia inesperienza che dall'addestrabilità del bracco. Tu cosa ne pensi, Pierluigi? No, no, bisogna vedere cosa hai in mano. Io ti dico la sincera verità, io vado al campo di addestramento qua, io adesso qui vado fino a Brescia, vado dappertutto così, però si mettono sul terreno da soli, imparano. Quando, come la bolina l'anno scorso, è finita la caccia, è andata, ha visto i capi, si è messa a fare le quaglie. Sembra dire eserie, però i cani sono così. E io invito tutti a vederli con me, porti fuori. Poi adesso c'è una figlia della Bollina, che è la figlia dell'Archimede, che quando la parte, se parte il galoppo, gli dico: no, 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 vieni qua, non va bene, parti bene, parte il trotto, e che ha 2 anni, qualche mese. Così, però, come dicono, chi la sé, quando vado così, non è, lo fanno loro, te lo giuro, i miei cani lo fanno loro. Prendono terreno da soli, si mettono inquadrati, faccio capire, addirittura gli faccio con la mano di stringere il lassè a quaglie, e se invece sono stanne, li lascio leggermente di più e mi capiscono, ci capiamo, diciamo. Io porto fuori 2 cagne che potrei, una che adesso ha quasi 30 mesi, la figlia lì, e 2 cucciole di 15 mesi, che è uno spettacolo per me. Fermano, consentono, poi Chiara ce li ha sul cellulare, dopo 10 minuti picchiano dentro già un bel trotto, poi non sono mai stanche, e poi anche lì non riesco a capire perché ce n'ho una che si chiama Emma, è della mia Sofia, e non cala un netto, invece c'ho Batman, che è dell'altra bambina che si chiama Beatrice, mi dimagrisce. È più bella Batman che Emma. Eppure Emma è sempre quella. Fanno tutte le ore di addestramento perché io vado fuori alle 6, fino alle 9, 9 e mezza, faccio andare queste due, dopo pomeriggio faccio andare altre due. Ho la fortuna quest'anno che ci sono un sacco di quaglie, perché non capivo come mai c'erano tutte queste quaglie, adesso sono la seconda covata in coppia così, e c'è Io stato credo un... sia dovuto al lockdown, credo sia Bravo. dovuto a questo problema del Da noi coronavirus che ha qua creato silenzio agli animali. No, ma pure da me sono arrivati sotto a casa in li paese. prendono da noi, Esatto. mettono giù le retine, e c'era lì un signore anziano che mi dice: Forcati, mi chiamano Forcati. Sai perché ci sono le quaglie? Lui era un allevatore di trotte, perché qui dove vado io a far correre i cani è tutta acqua sorgente, ci sono delle fontanili, ma grossi, piccoli laghetti. E lui levava trotte perché vengono giù a prenderle, poi li mangiano i bresciani, i bergamaschi. Ma no, te lo dico io. Eravamo là una mattina a bere caffè, un barettino lì vicino alla chiesa a Gradella, e difatti lui mi ha spiegato: guarda che è così. E allora ho iniziato a un po' sentire, un po' a destra, un po' a sinistra, ed è vero. Abbiamo così tante quaglie perché non le hanno prese con i retini, fino a finire si chiamano vicino, col retino li prendono e li mangiano. No. Noi qui guardie ce ne sono ben poche, guardie caccia così. Lodi poi abbiamo una provincia che è stata tolta, non c'è mai nessuno. E Cremona peggio ancora. Siamo un momento che le guardie volontarie non escono perché qui, perché là è dura, e così i bracconieri aumentano. I bracconieri ci sono che vanno a prendere pure quagliette. E io non sono rimasto meravigliato quando questo signore, che ha 86 anni, si chiama Fedele, e mi disse: no, guarda che qui facevano così così con le reti. Ci sono rimasto male, 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 male.
male. Senta Pierluigi, Dimmi. un'altra domanda. Chi tra tutte le persone che ha elencato, credo che ce ne sia uno che con cui si è confidato tantissimo, o magari con cui si confida anche tuttora e che l'aiuta nelle scelte allevatoriali No, no, e che. sono, no, no, sono un carattere. Io chiedo 1, 2, 3, 10, vado a vedere i cani così. Scambio tantissimo quando andiamo al telefono con Rebastio, siamo capaci di fare un'ora di telefono. Però non ho i cani, scelgo io. C'è molta Le gente che non... decisioni le prende lei e basta. No, quando facciamo la cocciolata, no, i cani, scelgo io. Non ti Bene, preoccupare che i cani scelgo io. E io sono fatto così. bene, bene. E poi volevo chiedervi, dato che questo programma è stato creato sicuramente per i ragazzi, e ce ne sono tantissimi che ci stanno seguendo, spesso neofiti, e vedo che inizia ad esserci qualcuno che addirittura il bracco non ce l'ha, ma è in procinto di acquistarlo o comunque di prenderlo. Che consigli darebbe lei a chi si approccia al mondo del bracco italiano o al mondo dell'allevamento? Guarda, io, brachi oggi, sai, bene o male, che sono tutti lì, o uno c'è dentro questo cane qua, l'altro c'è dentro quel cane là, e così, però io sono sempre del parere di comprare il cane dove sai che è la mamma, sai che è il papà, e là dentro, quello là che sai che è questa la mamma, perché c'ha quella cagna lì, l'ha avuta a casa. Io sono di quel parere E per quanto riguarda l'addestramento, per quanto riguarda la addestramento, morfologia. addestramento dopo i 4 mesi, portalo in campagna anche se puoi tutti i giorni e fa solo bene. Il cane che corre minimo un'ora al giorno, mangia di più, viene bello. Io sono fatto così. Preferiamo che lo facciamo vedere qualche gabbiarola solo selvatico. Ah, guarda, io all'inizio, se quando c'è qualcuno, poche, 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 come arriva ai primi di metà aprile che arrivano quelle selvatiche, perché poi c'è questo da dire, io ho lì una cagna, figlia dell'Archimede, li conosce dal Piarole, conosce quelle selvatiche, una usi su quelle selvatiche, ti innamora, usi il gabbiarole. Li conosce come tenta di volerle prendere un delinquente, una barbona, una cane. Mi fa tribulare, ma se quale selvatiche, wow, è spettacolo vederla. Li conosce, ormai li conosce, è come il Marsimino che conosceva i fagiani d'allevamento quando faceva le gare e conosceva quelli buoni. Mi diceva, basta, mi fa tribulare su quali messi. Purtroppo è così, se hai cani che ragionano, che sanno andare, devi stare molto molto attento. Comunque non sono cani che hanno bisogno di tante gabbiarole. Mi porti fuori qualche lepre, qualche fagiano, partono subito. Adesso poi ci sono anche qualche mini, noi abbiamo le mini lepri, che ti rovinano però tanto i cani perché ce ne sono bizzeffe dietro le rive. Se non stai più che abbottonato, ti vanno a rive, non tenerli via. Però con le lepri non rischio poi di creare un cane che tenderebbe a mettere testa a terra, avere le Assolutamente colline. no, perché io il primo selvatico che mi piace di più all'apertura vado a fare una lepre per i miei cani. E poi qui lo sanno tutti i cacciatori, qui di Lodi, quelli che vuoi tu. Io se c'è i segugisti che vanno via, che non sparano, passo via, se riesco vado a uccidergliela. Sì, io la lepre, mi piace cercarla veramente. E non è vero che mettono il muso per terra così, non è vero. La Belinda, Quindi io chiamo Belinda lì, all'età proprio appena i primi corsi eravamo, non stavo tanto bene quando avevo quella cagnolina lì. Ma è andata a 300 metri in un stock di mais, si ferma, era ferma su una lepre, ci avrò messo 20 minuti perché non camminavo bene, andare là, ma lei aveva sotto la lepre, sottoferma,
Poi vedi adesso che cagna è, non mette giù più. Ma no, ma è tutto un sistema che via di lì va via. Ho Sì, capito. no, no, Va no, bene, io la Pierluigi. Io cerco. avrei Io la terminato con le cerco. mie domande. Se Prego. non ha nulla da aggiungere ulteriormente, passerei ai commenti. Prego, prego. Sono arrivati tanti commenti. In questo momento ci stanno seguendo 57 persone. Sono arrivati buonasera da Antonio Vecchione, buonasera da Sergio Michele Iannece, buonasera da Giuseppe Sessa, Luigi Mazzarelli, Donato Racanati, Massimo Scevi, Mauro Maurino, Raffaele Bruzzese, Dennis Consato, Sergio De Bacco, Marcello Tedeschi, Brigitte Devry, scusate la pronuncia, ma... Francesco Gianfri, tutti che salutano, Stefano Branca, Marco Boni, buonasera a tutti i Braccoppi, Antonio Lucio Casamassima, Donato Racanati scrive grande, i cani sono per la caccia. Stefano Savioli, buonasera a tutti, Nazareno Saluto a Teti, buonasera a papà. tutti, saluti al papà di Stefano, Gaspare. Stefano, saluto tanto. Lui fa, dice un saluto grande, Luigi e Chiara. Chiara Forcati dice ciao a tutti, ma lei è stata in prima fila forse più di tutti quanti questa sera. Eccola da dietro che spunta la manina che saluta. Tiziano Guasti, buonasera. Michele Contena, un saluto. Buonasera ad Aldo Salvione. Stefano Savioli, che probabilmente la conosce, dice Michelle grandissima. Sì, conosco bene. Anche papà. Pier Badia dice dalla Francia, un allevatore francese, lui dice un piacere ascoltarlo. Pier Marco Colonna, buonasera. Fabrizio Bucci dice buonasera. Giuditta Scalvenzi dice Chiara dove sei? Chiara non si è voluta far vedere questa sera, abbiamo visto la sua manina, eccola. È una segugista la Scalvenzi. Dì a quel francese lì che l'Emilia, la cagna che ha vinto su in Francia Beccaccini anche l'anno scorso, è una cagna mia. Diglielo francese. L'Emilia, che di torti è mia, ha vinto Beccaccino d'oro anche quest'anno. Quella cagna lì è una figlia della Michelle. Poi E c'è un bel commento. Dimmi, scusami, mi l'anno scusi. scorso mi hanno chiamato all'Assise perché c'erano giù i francesi e in Francia non vogliono chi porta il cane, vogliono un allevatore. Allora con Claudio Cortesi, che è presidente del Beccaccino, e Torti mi hanno invitato all'Assise sul lago di Garda alla premiazione perché i francesi volevano vedere chi ero, volevano stringermi la mano. E poi c'è una relazione che ha giudicato l'Emilia in Francia. Il vicepresidente dell'ENCI francese che gli dice che una cagna così intelligente lui non l'aveva mai vista. Un cane così intelligente a giudicare a Beccaccini. È stata una favola, una Sicuramente grandissima. una Ma grande soddisfazione. vedi, anche lì, vedi, lei è andata là, lui Torti, è là in mezzo ai Beccaccini. E poi c'è anche una figlia adesso che va molto bene a Beccaccini. Però un appassionato, una persona per bene, e lui quando è in certo orario va a fargli fare un turno alla cagna, e adesso domina, anche giù, dove è quella cosa lì a Ferrara, ha vinto lei l'anno scorso, principessa di Savoia, lei ha vinto l'Emilia, è una grandissima cagna, però è una grandissima cagna, però lui aveva solo quella cagna lì e adesso ha le sue figlie. La teneva sotto, la curava, la portava fuori tante volte con buone maniere. E io sono sempre di quel parere che il bracco devi averne pochi. Quando hai 4-5 cani, li curi bene, hai delle soddisfazioni enormi. Come averne 30, che dopo quello che rimane là non è un setter. Io ho qua il setter dal mio amico tutta la vita, che lui caccia in alta montagna. Un'altra persona, un altro portafoglio che non è il mio, e lui va
bianche, vacotorne, però quando sono andato sui miei cani ho fatto una bellissima figura. In Francia c'era, a Milano c'era il kennel che parlava tutto della mia bracca, che andava a cotorni, andava bianche, e tutto. 20 anni fa avevo gamma, andavo veramente, ma però non ho mai trovato anche lì in Francia difficoltà anche andare a bianche, ma un passo mica da ridere, perché lui aveva dei cani. La Gilda poi è stata anche su stai a quota 2000, che ho dovuto andare su io perché non la riuscivano a tenerla in mano, una setterina che era un spettacolo. E sono andato su io a portare la cagna, che c'era Marcello Martino che l'ha filmata e ha detto: veramente una grande cagna. Ma lei sapeva, la mano mia e la mano del proprietario, che non la vedeva mai. Io l'avevo qui, a casa mia, insieme ai miei cani. Ma no, io Sicuramente sono belle soddisfazioni. sì, sono bellissime soddisfazioni, però se prendi anche un setter e lo curi bene, prendi un bracco e lo curi bene, io sono sempre dell'idea che i cani vengano. Ah, no, sono d'accordo, sono d'accordo. Sì. No, adesso ho 15 anni che mi porta qua dei cani che non glieli porto neanche fuori, non meritano. Vabbè, ma si crea, quando c'hai pochi cani si crea anche un rapporto diverso che non puoi avere quando ce ne sono tanti. E questo mi Giustamente dice. sai tutti i pregi, tutti i difetti e quindi puoi spingere più da una parte piuttosto che dall'altra perché conosci chi hai di fronte, insomma. Ma la Nella me lo diceva sempre anche lei quando aveva Dora Decima, che era una cagna che avevano loro, Picaccini, che faceva i baracci con gli inglesi già negli anni 55-60, e loro erano amanti dei Picaccini. Che era la mamma di Roma, Rina, Reno e tutta quella cucciolata lì, che sono nati scuri. Poi si è venuto a sapere che non hanno usato il maschio che diceva l'anella, ma bensì un altro maschio, e gli ha rovinato i mantelli per 20 anni. Oh, le cose che io so, che ho vissuto, che capita a chi alleva, non è dire Certo. sempre dura. Vero. Allora, Pierluigi, vado avanti con i commenti. C'è Tiziano Prego. Guasti, che scrive: a caccia vedi davvero il cervello di un soggetto, simbiosi e intesa, frutto di lunghe giornate di convivenza. Qui vedi le qualità attitudinali di un vero riproduttore. Beh, credo che abbiamo risposto in maniera esaustiva al suo commento. Stefano Savioli dice: Luigi, ti voglio al Mezzano. Sta sponsorizzando tanto le prove del 25 luglio al Mezzano. Con me ci è riuscito, credo che ci andrò. Se ci verrete anche voi, sicuramente farà piacere anche a me e Stefano soprattutto, che ci tiene tantissimo. Marcello Tedeschi scrive: Luigi, il professore del bracco italiano. Ti rivedi Digli questo che soprannome? non capisce niente, digli, ha detto Luigi, non capisci niente tu di bravo. Digli, da Ti sta sentendo, glielo puoi dire tu. tu non... Io no. Barbara Statori scrive: grandi, Alessandro Poli, ciao a tutti, Stefano Falsini, buonasera a tutti, L'ho visto ieri. Giorgio Ziron, saluta anche Salutalo. lui, Salutalo, saluto anche la moglie. Gianpaolo Manerba, grande Luigi, Kim Parris, ciao a tutti, Carolina Pirro dal suo buonasera, Barbara Sartori, io ho la Cati ed è per me e Daniele un grande cane, fantastica. Poi c'è Stefano Savioli che, Chiara la vogliono in tanti, vogliono, dice fatti vedere Chiara. E Chiara risponde, ma no, ridendo. Poi è arrivato un bel commento da parte del giudice Giancarlo Perani che scrive: vecchio baraccofilo, vecchio amico, vecchi sistemi ma ancora validi. Provare per credere. L'unico che ancora una vecchia corrente, Val Grisanche, Luigi, idee molto chiare e i risultati si vedono. Intervisteremo anche il giudice Perani che è lì in attesa, appena è possibile lo faremo anche con lui.
Ciao È stato un Giancarlo. piacere. Fabrizio Spirito scrive: grazie Luigi e Marco per la bella chiacchierata a Bracopila che avete costruito. Tutto Stefano Savioli, piacere. ancora. È vero, cancellalo, cancellalo. Stefano Savioli che scrive: la Stefano, Michelle, grazie. tanta roba vista tante volte, in batteria, credo volesse scrivere. Va bene. Giovanni Veschetti, buonasera Luigi, il cacciatore cinofilo che ti ringrazio per i tuoi insegnamenti. Pier Marco Colonna scrive: ecco, su un cucciolo di 11 mesi che si allontana tantissimo e non ascolta il richiamo, cosa consigliate? Io esco con una Grazie lunghia di 100 metri per paura di perderlo. ricevuta, lascialo andare, poi torna. Tutti dicono che non vanno, lascialo andare e poi Beh, torna. molti proprietari sono ansiosi, no? Vogliono il cane vicino, non voglio perderlo d'occhio. Secondo la mia modesta esperienza, mi dica se sbaglio, cioè il bracco è difficile che ci perda di vista. Il bracco forse è più ansioso di noi, cioè Non ti gira sempre la perde. testa. E se ti perde, lascialo andare perché è ignorante. Quindi, Piermarco, puoi stare tranquillo. Commento successivo, Magda Della Via scrive: buonasera a tutti, Chiara, fatti vedere e non nasconderti, è l'ennesima, vedi che poi li contiamo i commenti che vogliono vedere Chiara. Giuditta Scalpenzi, vogliamo vedere Chiara. E Giorgio Ziron dice che ricambia i saluti. E Ciao, ciao. per adesso è tutto. Chiara, se ti vuoi far vedere, c'hai tantissimi follower. Eccola, si vede. È arrivata anche Chiara. Ciao a tutti. Niente, abbiamo terminato con i commenti, abbiamo terminato con le domande. Se volete aggiungere qualcos'altro, altrimenti io avrei finito. Non lo so, Chiara, se vuoi fare un appello, visto che sei tanto richiesta, ti volevano in molti. Saluto No, a io sto tutti. dietro, va benissimo così. Un saluto a tutti dei È arrivato un ultimo passanti. commento. Ah, st stanno arrivando. Vedi, quando esce Chiara, un sacco di commenti arrivano. Scrive Giorgio Ziron: ricordo una telefonata nella quale Luigi chiedeva notizie di un cane praticamente sconosciuto, perché a una certa età non aveva problemi di salute e lo cercava perché sano, arguto per un allevatore. Questa me la spieghi. Voglio sì, per il grande apostolo. Poi sono arrivati i saluti a Chiara, insomma, Chiara anche ed è ben voluta come il suo papà. Va bene, io avrei terminato per questa sera, quindi direi di fare la parte conclusiva. Saluto a tutta Casa Forcati a questo punto, i miei saluti, una buona serata Grazie. e Quando ci parti di vediamo qua, presto. ci vediamo, ti Come? faccio vedere i cani. Vi aspetto per Va far bene, vedere i cani. È la cosa più bella per me farglieli vedere alla gente. E io spero che riusciamo a vederci dal vivo, appunto. Il 25, se accettate l'invito di Stefano Savioli, ci vediamo al Mezzano perché credo di 25 riuscire ad luglio. arrivare. Luglio? Ma no, fa caldo, ma i cani. Ascolta, ascolta, ascolta. Il povero Paolo Ciceri predicava sempre che il mese di luglio, quando fa caldo, e il cane sta ben su tal fica dormì, dopo arriva la stagione della caccia, lo usi, ma Pensa. col caldo lascialo lì sotto il fico dormire. Pierluigi, ma io sono giovane, non voglio fare le prove, le esposizioni. Qui ci hanno bloccato per quanto è stato 3 mesi, non abbiamo potuto fare niente. Appena c'è la possibilità, ci vado. Marco, io i cani d'estate col caldo li rispetto e mi hanno insegnato a rispettarli, Paolo. Certo, certo, Guarda, certo. lui diceva sempre, lui perché a Lodi, io ero ragazzino, andavo in bicicletta a vedere le attitudinali che facevano loro, portavano il cane per fare il carro, per andare, tante cose belle. Però lui, Paolo, diceva sempre, un col che fa, lasci lì su tal fica dormì. Lui andava a fare il fieno. Portava i cuccioloni, però c'era il fosso in giro, dentro, si bagnavano, uscivano e tutto, ma i cani di lavoro, lui era contrario al caldo, No, diceva. sicuramente
Il rischio del colpo di calore è una cosa grave di questo Lui periodo diceva. e sappiamo che c'è, però è vero anche che ci sono dei modi per ovviare al problema. Ora ci sono le macchine con l'aria E lui condizionata. Paolino diceva sempre che dopo la Madonna il 15 d'agosto ci sono tante rugiade, la rugiada è forte, inizi con i cani, ma prima lasciali lì a dormire sotto il fico e stanno bene lì, dopo li usi i cani. Vero, va bene, speriamo che va tutto per il meglio, insomma, che riusciamo a vederci e a questo punto anche che riaprono le prove come era una volta prima di questo problema del coronavirus, insomma. Va bene, Pierluigi, buonasera a tutta la famiglia Buonasera a Forcati, te. ciao Chiara, ci Saluti a vediamo alla tutti. prossima allora. Grazie, Saluti. ciao. Ciao, Ciao, ciao. buonasera. Allora, sicuramente questa sera è stata una bellissima esperienza. Abbiamo conosciuto un vero cacciatore. Io non lo conoscevo, conoscevo Chiara che avevo conosciuto agli scorsi raduni mondiali e 70° della Sapi che sono stati ad Arezzo. Lei era lì perché fa parte della Sapi ed era lì a collaborare con l'organizzazione. Quindi ho avuto modo di averci a che fare in quei giorni lì, però il suo papà è stato sicuramente molto interessante, un vero cacciatore, vecchio stampo, anche un grande conduttore e allevatore da quello che ci ha raccontato. E rinnovo l'invito a venerdì, anche se non abbiamo ancora la sicurezza perché devo vedere se riesco a risolvere questi problemi di rete che sto avendo qui a Taranto. Tutt'al più, sicuramente martedì troverò il modo di fare l'intervista che vi ho promesso, anche perché è un'intervista che mi stavano chiedendo in molti, un'intervista che non si può perdere. C'ho tanti ospiti da chiamare, spero di riuscire a chiudere con gli allevatori entro luglio, ma purtroppo questi imprevisti non erano inaspettati. Parlo di questi problemi di connessione che sto avendo qui a casa. Tutt'al più, se non dovessimo farcela per luglio, sicuramente a settembre, concluderemo con gli allevatori, partiremo con i dresser e tante altre categorie che ho intenzione di intervistare, di far, esporre la propria esperienza. Quindi io, ripeto, oggi è stata una serata interessantissima. Come lo sia stata per me, lo è stata per tanti altri. Il signor Pierluigi ci ha dato tante nozioni, tanti aneddoti e anche tanti insegnamenti, perché è una persona che sicuramente ha fatto tanta esperienza ed è in grado di darli, è apprezzato da tanti, come abbiamo visto qui nei commenti. Quando si è apprezzati è perché qualcosa di buono lo si è fatto, insomma. Nulla, io a questo punto chiudo. Il video vi ricordo che è possibile trovarlo anche su YouTube qualora lo vediate lo volete rivedere o non siete riusciti a vederlo in diretta. E vi prego di una cosa che è molto importante per noi. Iscrivetevi sia al canale YouTube che alla pagina Facebook, perché più iscritti abbiamo, più la pagina prende una determinata importanza, più persone possiamo raggiungere, più il mio lavoro ha un senso, perché ricordo che questo progetto nasce come insegnamento ai neofiti, ai giovani che non voglio che si trovino nelle condizioni di non sapere come gestire il cane, andare a risolvere problemi che possono non nascere, eccetera, eccetera. Quindi più persone riusciamo a raccogliere, più persone riusciamo logicamente persone interessate, perché quelli che non interessati non ci interessa. Nulla, io vi do la buonasera e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!